Allora, voglio spiegarvi come fare a fare un polsino che non stringa troppo all'inizio. Come tutti i polsini, lavori a maglie, anche se carichiamo le maglie in modo molto morbido, è facile che tiri una volta finito il lavoro. Un trucco per fare in modo che rimanga molto morbido è quello di avviare più maglie di quelle che servono e fare poi delle maglie chiuse insieme al giro successivo. In questo modo rimarrà molto più morbido. Per farlo dobbiamo vedere intanto quante maglie carichiamo e dividerlo per un numero adatto. Ad esempio, io qui adesso ho 30 maglie che devo avviare, quindi su 30 maglie io potrei fare ogni 5 una maglia in più. Quindi, siccome 30 è divisibile per 5, 5 per 6, aggiungo 6 maglie alle mie maglie avviate. Quindi, una, due, 3, 4, 5 e 6. Quindi io ho fatto 5 per 6, 30, quindi ho aggiunto 6 maglie, quindi dovrò fare ogni 5 maglie ne dovrò chiudere una. Quindi lo lavorerò in questo modo. Qui potete fare sia una maglia rasata o anche una maglia a coste, ad esempio. Io questo, per esempio, lo voglio lavorare a coste. Quindi farò così. Farò un dritto e un rovescio, un dritto e un rovescio. Queste sono quattro. Siccome devo lavorare a gruppetti di 5, la quinta saranno due maglie insieme perché ho aumentato queste maglie in più. Quindi, e questo è un dritto, due maglie insieme a dritto. Quindi adesso comincerò con un rovescio. 1, 2, 3 e 4, e la quinta saranno due maglie insieme, questa volta a rovescio, visto che faccio la maglia a coste. La quinta saranno sempre due maglie insieme. Quindi 1, ora inizio con un dritto perché ho fatto le due maglie insieme a rovescio, 2, 3 e 4. E la quinta saranno due maglie insieme a dritto perché adesso devo fare il dritto. Ho fatto il rovescio, devo fare il dritto. E così via, quindi una. Questo inizio col rovescio perché ho fatto le due maglie insieme a dritto, quindi due. Sempre un dritto e un rovescio. 4 e la quinta saranno due maglie insieme al rovescio. Quindi questo è il rovescio e il dritto saranno una, 2, 3 e 4 e la quinta saranno due maglie insieme a dritto. E poi ancora qui ho fatto a dritto, quindi riparto con il rovescio. 1, 2, 3 e 4 e la quinta saranno due maglie insieme al rovescio. Oppla. Ecco qua. Quindi adesso io avrò nuovamente 30 maglie perché le 6 le ho recuperate e il mio bordo di avvio adesso sarà molto molto più morbido di un normale bordo lavorato subito con un dritto e un rovescio. Quindi andando avanti vi renderete conto che il bordo rimarrà molto più morbido. Se vi sembra troppo, ora ancora ovviamente qui non si vede il risultato, ma se vi sembra troppo fisso ogni 5, ad esempio le 30 maglie, potete farlo anche ogni 10. Ovviamente avrete un pochino meno morbidezza, ma avrete comunque della morbidezza. Quindi in questo caso, se fosse ogni 10, dovete aggiungere 3 maglie, perché 30 diviso 10 fa 3, aggiungete le 3 maglie e fate 9 e la decima maglia saranno le due maglie insieme per 3 volte perché avete aggiunto 3 maglie, quindi vi ritornerete sempre con 30. Quindi dividete per il numero di maglie che preferite a seconda di quante ne avete da ottenere, aumentate le maglie come appunto se dovete trovarlo voi il numero esatto, se è divisibile per 3, per 9, per 10, per 7, quello dipende un po' da quante maglie caricate, però in base a quante maglie caricate fate in questo modo e in questo modo vedete, ottenete un bordo veramente molto morbido.